Operazione London Bridge, questo è il nome in codice del protocollo che verrà attivato alla morte della regina Elisabetta. Si tratta di un piano immenso che coinvolge tutti, dal governo alle forze armate. Ma ecco cosa succederà quando da Buckingham Palace arriverà la notizia della morte della regina. Tutti i segreti del protocollo. Tra le varie disposizioni molti divieti per i sudditi. Stando a quanto riportato dal sito britannico Pop Sugar UK, ai sudditi sarà vietato ridere per 12 giorni. Secondo una delle tantissime disposizioni, la BBC sarà obbligata a cancellare per 12 giorni qualsiasi trasmissione comica dalla programmazione. La decisione della BBC è stata presa proprio per evitare che si ripeta quanto accaduto 17 anni fa, nel lontano 2002. Quando morì la regina madre, venne affidato al conduttore Peter Sissons il compito di annunciare la morte della monarca in diretta. Il presentatore però andò in onda con un abito grigio senza indossare la cravatta nera. Questo comportamento indignò tutti i sudditi. Ed è proprio per questo che la BBC ha voluto adottare questa nuova strategia. Ma questa è solo una delle moltissime disposizioni che verranno messe in atto al momento della dipartita. Chi salirà al trono dopo la morte della regina Elisabetta II? La morte della regina segnerà una vera e propria svolta epocale. A diventare re sarà suo figlio il principe Carlo, primo in linea di successione. Camilla invece non diventerà regina ma principessa consorte. Tuttavia potrebbe esistere la possibilità di rifiutare il regno per il principe del Galles. E allora, nel caso in cui Carlo dovesse rifiutare, il trono passerà al figlio William. La regina Elisabetta diventa social, ecco il suo primo post su Instagram. La regina Elisabetta sbarca su Instagram e pubblica il suo primo post. È proprio vero, ormai proprio tutti comunicano sui social. Instagram è diventato il social network per eccellenza, che attraverso la pubblicazione di foto e stories riesce a comunicare tutto a tutti. L'arzilla regina d'Inghilterra, che ha ben 92 anni, non poteva rimanere indietro con i tempi. È sempre attenta alle nuove tendenze e ha intrapreso questa nuova avventura condividendo il suo primo post. Come riportato da The Independent, l'occasione è stata la mostra Top Secret, allestita a Londra nel Museo della Scienza. La regina ha pubblicato il suo primo post su Instagram, condividendo la foto di una lettera conservata nell'archivio reale, spedita nel 1843 dal matematico Charles Babbage al principe Alberto.
Come una vera influencer la regina ha ottenuto in meno di un'ora oltre 20.000 like. Cappottino arancione con cappello coordinato, la regina è stata immortalata mentre preme il pulsante pubblica di uno smartphone. L'account della famiglia reale inglese è aperto dal 2013, ma fino ad ora non aveva mai visto un post della regina. Sua Maestà aveva già debuttato su Twitter nel 2014 e anche in quella occasione lo aveva fatto subito dopo la visita al Museo delle Scienze. Buon compleanno Regina Elisabetta! Sua Maestà spegne 93 candeline e festeggia questi lunghi anni di vita e di regno insieme a tutta la Royal Family. Nonostante l'età de quintiane ancora in pugno e l'intera famiglia reale britannica. Tutti conoscono, anche se solo vagamente, le famiglie reali europee, ma l'unico nome che si ricorda sempre è quello della sovrana per eccellenza, la regina Elisabetta II di Inghilterra. Forse perché quella capitanata proprio dalla mitica Queen Lizzie è di una delle famiglie più discusse e chiacchierate di tutto il mondo. Il 21 aprile la regina spegne ben 93 candeline e nonostante l'età, che incomincia a farsi sentire. Non rinuncia mai a comparire in pubblico in occasioni di festeggiamenti ufficiali e impegni di stato né tantomeno alle sue consuete passeggiate a cavallo nella tenuta del Berkshire per tenersi in forma e passare del tempo all'aria aperta. Ma com'è stata la vita di questa donna tanto forte, tenace e caparbia, e già entrata nella leggenda, che ha tenuto a bada scandali e vergogne per oltre 66 anni di regno? Elisabetta nasce a Londra nel 1926, figlia maggiore del duca di York, poi re Giorgio VI, e di Elisabetta, la futura regina madre. Lilibet trascorre la sua infanzia tra l'insegnamento scolastico privato a palazzo, gli impegni ufficiali di famiglia e ai momenti di gioco con la sorella minore Margaret. Dopo aver servito nell'Auxiliary Territorial Service durante la Seconda Guerra Mondiale, Elisabetta si sposa con il principe Filippo il 20 novembre 1947, quando il paese è da poco uscito dai combattimenti. Ha solo 21 anni e il matrimonio, per la prima volta, non è combinato, come accadeva nell'aristocrazia del tempo. Tuttavia Filippo ha tutte le carte in regola per essere il degno marito di una futura regina e per questo motivo la decisione di Elisabetta non viene contrastata in nessun modo dalla famiglia. Elisabetta II viene incoronata regina il 2 giugno del 1953, dopo la morte del padre che avviene più di un anno prima, nel febbraio del 1952. Da allora la vita di Sua Maestà trascorre tra impegni politici e istituzionali ma è sempre presente per la famiglia e per i suoi figli, Carlo nato a Clarence House nel 1948 e ancora oggi in attesa di indossare la corona Anna, Andrea ed Edoardo. Nonostante qualche controversia familiare, soprattutto sulle scelte sentimentali dei figli e un ENAS particolarmente horribilis che ha visto protagonisti ben due divorzi e l'incendio del castello di Windsor, Elisabetta non ha mai dato segni di cedimento. Anzi, i sudditi, di lei, amano proprio quel suo sorriso sempre presente ad ogni evento, e quella distanza reverenziale che la rende la persona più temuta, rispettabile e adorata del Regno Unito. Negli ultimi decenni il ruolo pubblico di Elisabetta è più pacato rispetto a un tempo, a favore del figlio Carlo e dei nipoti William ed Harry che, complici le mogli, la perfetta Kate e la più controversa Meghan stanno prendendo sempre più spazio a corte.
ma Elisabetta è sempre stata presente nei momenti più importanti e significativi del secondo dopoguerra tenendo alto il nome della monarchia. E questo gli inglesi lo sanno. Ecco perché, per il suo 93esimo compleanno, cantano God Save the Queen ancora una volta. Quando la regina Elisabetta II morirà, sulla TV britannica sarà vietato ridere. Dopo 67 anni sul trono, è come se tutti ci aspettassimo che il suo regno non possa mai finire, eppure la regina Elisabetta II spegnerà 93 candeline il prossimo 21 aprile e a Buckingham Palace è già tutto pronto per quello che succederà dopo la sua morte. Esiste un rigido protocollo da seguire, chiamato Operation London Bridge, che detta precisamente le disposizioni circa il successore, come verrà data la notizia e, non di meno, quando e come verrà celebrato il funerale. Sarà un giorno molto triste e le ripercussioni saranno molteplici, in tutti gli ambiti. Tralasciando per un attimo le conseguenze che il decesso della monarca comporterà per l'economia e la politica, cosa succederà nella vita quotidiana del popolo britannico? Sicuramente, gli abitanti del Regno Unito cambieranno le loro abitudini da spettatori televisivi. Secondo quanto riferito da Pop Sugar UK, è già stato stabilito che dopo la morte della regina BBC cancellerà tutti i programmi comici per almeno 12 giorni. Quando nel 1952 morirà Giorgio VI, padre di Elisabetta II, la rete televisiva nazionale sospese tutti gli show comici per un periodo di lutto, e sembra che lo stesso accadrà anche per la dipartita della regina. I funerali, infatti, dovrebbero essere celebrati esattamente 12 giorni dopo il decesso. La decisione è stata maturata dai vertici BBC in seguito a un increscioso episodio avvenuto nel 2002. Il conduttore Peter Sissons andò in onda per comunicare la scomparsa della regina madre con un abito grigio scuro e una cravatta borgogna, e questo fece storcere il naso ai telespettatori che si lamentarono per la mancanza di formalità dell'annuncio. La BBC annuncia, niente più show comici in TV dopo la morte della regina Elisabetta. Nonostante la regina Elisabetta potrebbe stupirci tutti e vivere in eterno, la sovrana più longeva della storia il prossimo 21 aprile compirà 93 anni e l'Inghilterra volente o nolente è pronta al giorno in cui il suo regno, lungo a oggi 67 anni, dovesse finire. Inutile dire che la sua scomparsa avrà un enorme effetto sul paese e sulle persone. La quasi interezza del popolo britannico non ha mai vissuto nemmeno un giorno della sua vita senza la regina Elisabetta. Ma anche al netto dell'aspetto umano, per 12 giorni dopo la morte di The Queen, il Regno Unito vivrà una sorta di stand-by, con mercati azionari e banche che non potranno che risentirne il commercio che sarà ridotto al lumicino in segno di lutto. Per capire l'entità di quello a cui si andrà incontro basti sapere che la BBC ha annunciato di avere in programma di cancellare tutti gli spettacoli comici trasmessi in televisione per 12 giorni dopo la morte della regina Elisabetta. Può sembrare assurdo ma questo in realtà ha molto senso per il popolo inglese, ed è anche una tradizione di vecchia data. Risale al 1952 la morte del predecessore di Elisabetta, il padre re Giorgio VI.
o l'epoca. Per omaggiarlo, la BBC interruppe tutti i programmi comici per un periodo di lutto dopo l'annuncio della scomparsa del regnante, e a quanto pare il canale di servizio pubblico ha intenzione di fare lo stesso quando morirà la regina Elisabetta II. Verranno cancellati quindi tutti i programmi comici fino a dopo i funerali, che secondo la tradizione dovrebbe avvenire 12 giorni dopo la morte. Il motivo? In risposta alla ovvia grande esplosione di dolore pubblico e mediatico, gli show comici sarebbero proprio fuori luogo. Londra, la regina Elisabetta è social, ecco il suo primo post su Instagram. Sempre al passo coi tempi. E così anche la regina Elisabetta mostra la sua anima social. È successo durante una visita al Museo della Scienza di Londra, la sovrana 93enne, in un elegante completo arancione, ha utilizzato un tablet per condividere, non su un nuovo profilo personale ma su quello della Royal Family, il suo primo post su Instagram. E lo ha fatto dalla stessa stanza dalla quale, nel 2014, lanciò nell'etere il suo primo tweet. Un post con tanto di firma, ma cosa avrà condiviso Sua Maestà in visita al Science Museum in occasione dell'inaugurazione del nuovo Smith Center per celebrare le tecnologie nella comunicazione? Una lettera, proveniente dagli archivi reali, scritta nel 1843 al suo trisavolo, il principe Alberto, e alla regina Vittoria da Charles Babbage, matematico e scienziato britannico. Ho avuto inoltre il piacere di conoscere le iniziative di Coding per i ragazzi e penso sia giusto che io pubblichi questo post in un luogo che sostiene la tecnologia ed è fonte di ispirazione per la prossima generazione di inventori, si legge nel post pubblicato dalla regina che, per l'occasione, ha lasciato, alla fine del post, anche la sua firma, Elisabeth R., dove la lettera R sta per regina, in latino. I fan apprezzano i sudditi, i follower e gli appassionati della casa reale britannica hanno decisamente apprezzato, il post condiviso dalla regina, infatti, ha fatto il pieno di like e commenti. Così come il video, pubblicato sempre sul profilo della Royal Family, in cui si mostra l'esatto momento in cui Elisabetta si sfila il guanto e col regale indice si avvicina al tablet per pubblicare il post.